Non so, tutto lì. Comunque mi sembra un po' un'idea del cazzo, eh? Cosa? Questa cosa di invitare quello lì e sua moglie stasera al tavolo, un po' un'idea del cazzo. Perché? Per Massimiliano è importante avere Serena vicino stasera. Una persona sgradevole, so come dire. O ti stessi simpatico, però lo invitavi sempre a tennis. Lo invitavo, appunto. Poi mi tocca pure spiegargli qualcosa della sua posizione al fondo, cosa che in questo momento... Sì, domattina alle 7. No, io parto stasera per Milano. Sì, dormo lì. Se riesco a dormire. Niente, 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 non si sa niente. Dai, ti chiamo dopo. Ciao. Ci sono problemi? No, adesso risolvo tutto. Pronto? Buongiorno, ti posso parlare? Certo. Finalmente l'ho trovato. Allora, ti do qualche indizio. 1968, a cavallo tra cinema e teatro. Premiato a Venezia. Nostra Signora dei Turchi di Carmelo Bene. Bravissima. Per quel progetto d'adattamento, no? Certo, sì, ho capito. Lo vediamo quando vuoi. Lunedì, al solito? Sì. Oh, se vuoi anche... stasera, un po' sul tardi, qui da me, io ho un impegno a cena, ma se vuoi ti chiamo quando mi libero e... Sul tardi? Sicuro che non disturbo? No. D'accordo, allora aspetto che mi chiami il tiro. Ciao. Era il direttore artistico. Il direttore di cosa? Del teatro, molto simpatico. Comunque poi per quella cosa lì bisogna un po' vedere, eh? Vedere cosa? Gerard dice che la ristrutturazione non può partire. Ma è tutto pronto? Cosa stai dicendo? Carla, se le cose continuano così dobbiamo vendere. Che senso vendere? Nel senso che c'è un'offerta interessante, che si vogliono fare degli appartamenti. Non ho capito, hai una trattativa in corso, non me l'hai detto. Te l'avrei detto, adesso te lo dicevo. Un attimo, cioè, abbiamo bisogno di liquidità. Degli appartamenti, ma non possiamo, Giovanni, abbiamo promesso a De Marchis che sarebbe rimasto un teatro, non possiamo. No, possiamo, perché per fortuna nel contratto questa clausola non c'è, quindi possiamo. Tesoro, lo so che ci tenevi a sta cosa. A me mi dispiace moltissimo. Io se potevo fare altrimenti l'avrei fatto. Ciao, buona giornata. Ciao, Donato. Tutto bene? Sì. Ti vedo seria. No. Che è stata una giornata un po' faticosa. Andiamo a vederlo subito? Non c'è nessuno a casa? Thank you.
messo a fare, ragazzo? Adesso? Papà è qui? No, a Milano. Non dirmi che hai abitato in questo stato. Ma tutto bene? Non va bene per niente, hai bevuto. No, un paio di birra, non scassare, minchia. Sei vomitato addosso. Ti ho fatto chiamare, dove cazzo eri? Abitato in questo stato o no? No, mi ha dato un passaggio a sera con la sua macchina. Amore, guarda che con l'alcol non si scherza, eh? E non è che hai preso anche della droga? Sei accorto di qualcosa? No, direi proprio di no. Tutto a posto? Sì, sì. Vai adesso, vai. Vai, su, vai. Mi chiami domani? Sì. Ciao. Ciao.